Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575-658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toelettatura ed infine conosceremo un'amica a quattro zampe che cerca famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici animali, come sempre siamo in compagnia del dottor Brandi, oggi per parlare di rettili, ecco, ne abbiamo qui qualche esemplare. Innanzitutto di cosa si tratta? Allora, buongiorno, questi sono dei rettili che poi vi presenterà il suo allevatore, ma che hanno la caratteristica di poter essere allevati senza nessun tipo di vincolo, diciamo, burocratico. Ancora più importante quindi la raccomandazione, quando uno compra questi animali, proprio perché non hanno vincolo, di sapere a cosa si va incontro. E per questo diciamo, abbiamo qua l'allevatore che vi spiegherà un pochino di segreti e anche di aneddoti su questi animali. Ecco, tre esemplari relativamente addomesticabili, così possiamo dire. Come carattere la più docile è questa qui, è il drago barbuto, un agamide australiano che al massimo arriva a una sessantina di centimetri. Come ha detto il dottore, non è sottoposto a CITES, se non libera vendita. No, non è come un cuccio, però non è aggressivo, non è... Ma sta anche in compagnia dell'uomo. È come vedete, sta sopra la spalla. Sono un attimo che. Invece questi altri due esemplari cosa sono? Questo è un geco leopardino che come anche questo come carattere è docile. L'unica differenza è che essendo notturno si gode meno di giorno perché viaggia soltanto di notte. Questo è un drago d'acqua cinese, un fissegnato. Viene come dimensioni un po' più grandi, fanno quasi 90 cm di lunghezza e viene dalla Cina. E sta in acqua ovviamente. Sì, comunque sì, cioè, dentro la teca comunque ci vuole sempre una parte, o una vasca, o un acquario, comunque con l'acqua, perché anche da grandi tendono a mangiare anche i pesci. Ecco, i rettili ovviamente hanno bisogno di una teca. Sì, per i gechi è limitata perché la dimensione dell'animale al massimo fa 20 cm. Già per due animali basterebbe una teca da 50x40x40 solamente con riscaldamento, perché se notturni non ci vuole la lampada ultravioletti.
come differenza ci vuole per questi altri due. Per loro la teca, come minimo, almeno per un esemplare, ci vorrebbe una teca da 1 metro, 1,70 m, 2 metri, che si sviluppa in altezza come minimo 1,20 m, 1,50 m. Profondità con mezzo metro già è sufficiente, ma a un metro sarebbe ancora meglio. Cosa mangiano? Da piccoli di solito sono insettivori, da grandi tendono a mangiare anche i topini, i pinchi, la frutta e verdura loro, i pesci del drago d'acqua, e comunque su tutti è consigliato mescolare tra il cibo l'integrazione con il calcio. Calcio puro tutti i giorni, calcio con la vitamina D3 due al massimo tre volte a settimana. Comunque sono un bel impegno, cioè questo lo vogliamo ricordare. Sì, questo è l'importante, sapere che a parte la spesa iniziale, comunque c'è la spesa, il riscaldamento, il tappetino riscaldante, tutti gli accessori della teca, la teca in sé per sé, o se uno ha manualità potrebbe farla da sola, comunque sempre in costo è. E l'importante, come ho fatto io, prima ho preso informazioni se era possibile tenerli o non tenerli, e poi ho fatto... Non deve essere un capriccio del bambino quando li vede magari a una fiera, visto che Arezzo c'è una fiera molto importante di questi animali, perché appunto dopo nascono anche i problemi, perché a volte capita di trovare anche abbandonati questo tipo di animali, e capite voi, se uno li abbandona in inverno avrebbero poche ore di sopravvivenza. Anche perché hanno bisogno di caldo. Hanno bisogno di caldo, chiaramente. Fortunatamente, come diciamo, da un punto di vista della salute, sono animali che, se allevati e tenuti bene, non hanno grossissimi problemi. Prima avevamo visto un soggetto suo che aveva un piccolo ascesso alla coda, magari legato a delle piccole ferite che si possono infliggere anche durante il trasporto, per esempio. Per cui, ecco, da questo punto di vista qua sono animali che non richiedono grandissime cure o vaccinazioni, come può essere il cane e il gatto, però sicuramente è importantissimo come vengono allevati. Ecco, quindi insomma, ancora una volta un invito a un acquisto responsabile e consapevole, anche perché vivono molti anni questi animali. Certo, possono arrivare anche a 10 anni. Sì, il geco sono casi che arriva anche a 20 anni. Questi, sì, comunque questi 15-20 anni, e quelli a 10 anni, se tenuti in perfette condizioni. Bentornati all'appuntamento dedicato all'educazione. Oggi parliamo di un tema purtroppo di attualità, parliamo di polpette killer, ce ne sono state anche nel nostro territorio e ci sono dei cani che vanno a ricercarle. Come funziona questa ricerca? La ricerca funziona, ci sono due tipologie di ricerca per questo tipo di cose, a seconda delle scuole e un po' delle linee del pensiero. Allora, la prima è la ricerca del veleno, quindi della sostanza tossica, ed è quella che viene adottata dal corpo forestale. Perché? Perché resta la tracciabilità anche sull'animale morto e sulle possibili infezioni conseguenti, nel senso verrà mangiato da un altro animale e di conseguenza devono cercare anche quello, anche le carcasse, non solamente l'esca in sé per sé. Chi si occupa invece più di bonifiche e luoghi pubblici e quant'altro, spesso e volentieri preferisce lavorare proprio sul rifiuto dell'esca, del boccone, in senso generale. Quindi se tu butti un pezzo di pizza mi segnala anche quello, perché non c'è il veleno, non c'è niente, però dato che vengono utilizzate anche viti, pezzi di vetro, limitarvi al veleno certe volte non basta. Okay? La ricerca è una ricerca... se fatta sulle sostanze, quindi sui veleni, è una ricerca in discriminazione. E io insegno al cane a cercare quel pool di veleni, quell'insieme di sostanze o quella singola sostanza a volta, a seconda di quello che è l'allenamento, e abbattere zone comunque sia tendenzialmente zone aperte, non lavoro mai al chiuso. Quindi è una ricerca come movimento del cane similare a quella del tartufo. Perché il cane mi sta in un raggio di azione di 10 metri più o meno, in modo che io possa controllarlo, e mi si muove
seguendo i miei movimenti. Cosa va a ricercare il cane? Va a cercare un insieme di sostanze, mi sembra una sessantina, tutto un insieme di sostanze tossiche, cerca quello. E gli viene insegnata una segnalazione passiva, tendenzialmente, perché in modo che il cane vada maggiormente in controllo, per evitare il rischio di ingestione, comunque sia, perché anche un cane allenato, che fa antiveleno, che sa che non deve toccare, comunque sia, è bene sempre tutelarlo, e quindi la segnalazione è preferibile. Anche perché solitamente sono particolarmente appetibili queste polpette, cioè un po' anche questo. Sì, sono molto appetibili. Alcuni veleni sono addirittura appetibili, quindi non è così semplice anche segnalarli, perché per esempio l'antigelo sa di frutta e quindi molti cani la frutta te la mangerebbero senza nessun problema e quindi lo leccano anche da per terra. Come si insegna ad un cane antiveleno ad andare alla ricerca? L'impostazione è similare a quella fatta come si fece prima, c'è tutta una palestra da fare per insegnare cosa al cane, che cercare quella sostanza. Quella sostanza mi porta il gioco, tendenzialmente soprattutto l'antiveleno si lavora più sul gioco perché con l'appetito, capisci, è un po' più complicato, però si può fare anche in appetito, perché? Perché ti vado a dire, quello non lo tocchi, lo ricevi da me, quello lì è, no, vieni qui e lo prendi da me. Però è tutto fatto, c'è tutta questa palestra, quindi ti insegno che trovare quell'odore è positivo, però la positività non viene da lì ma viene da me. Ci sono delle razze insomma, che sono maggiormente indicate per questo tipo di ricerche? Variano con l'addestrabilità fondamentalmente. Ultimamente vengono utilizzati, però non sono indicatissimi, i Malinois, come lei. Però qual è il problema? Che sono cani estremamente famelici. Hanno una fame che non gliela estingui spesso e volentieri. Di conseguenza non sono l'ideale. Il pastore tedesco è un cane che ha addestrabilità e un naso eccezionale, quindi spesso è preferibile. Il Labrador è un altro cane che è molto addestrabile e quindi a volte è preferibile, però sono tendenzialmente queste, proprio per un fattore di addestrabilità, non per altro. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a G-Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Bentornati allo spazio dedicato alla toelettatura, come sempre alla toelettatura Marchionna. Oggi parleremo di un argomento un po' più generico, insomma, non andremo nello specifico della toelettatura dei cani e dei gatti. Di cosa parliamo? Ma di una cosa parallela. La toelettatura Marchionna da diversi anni ha fondato la scuola di toelettatura, denominata Arezzo Grooming School. Che cos'è questa
Questa frase inglese particolare significa una scuola di toilettatura per piccoli animali. Vuol dire cani e gatti, ovviamente. La grooming school praticamente è la scuola che, sita all'interno della toilettatura Marchionna, si occupa dell'insegnamento delle tecniche di toilettatura. E qui vi presento la Noemi, una ragazza di Firenze che vuole affrontare questa professione in autonomia. E qui da noi trova tutte le basi, le informazioni, sia pratiche che teoriche, per poter lavorare completamente in autonomia. È un corso a 360 gradi che dura diverse settimane, nel quale vengono affrontati tutti gli argomenti possibili che riguardano il benessere del cane, la toilettatura specifica, il rapporto con gli animali, ovviamente il rapporto anche con i clienti. A chi è adatto questo tipo di lavoro? Questo lavoro è innanzitutto, diciamo che la condizione necessaria e assoluta è amare gli animali e rispettarli e capire che l'animale qui dentro è in un ambiente sconosciuto, diverso per odori e soprattutto per rumori ai quali lui non è abituato. Ne conoscerà degli altri, ma questi magari a lui danno ansia. Allora dobbiamo assolutamente rispettare le ansie e le paure dei cani. Allo stesso modo verrà insegnato agli allievi come comunicano i cani tra loro, perché se loro devono dirci qualche cosa lo faranno sicuramente con l'unica lingua che conoscono, che è una lingua fatta di posture, gesti e guaiti vari, che sono stati codificati in modo da capire che cosa ci vogliono dire, se sono in ansia, se hanno paura o addirittura se hanno voglia di farti qualcosina che non va, tipo un pizzichino. Ecco, quali sono questi degli esempi, insomma, di questo modo di comunicare del cane? Allora, questi qui, quello che lui emette per noi è, non è una lingua comprensibile, ma sono dei segnali, detti segnali calmanti. Calmanti perché? Perché sono a duplice effetto. Li fa per se stesso, per poter, diciamo, tranquillizzarsi, come un bambino davanti alla lavagna che si tira le ciocche dei capelli o fa così, tutti quei gesti umani che dicono sono in apprensione. Ti faccio un esempio. Per noi umani uno sbadiglio che cos'è? Rappresenta stanchezza, sonno oppure la noia di un discorso o di una situazione che per lui è insopportabile. Lo sbadiglio del cane è un segnale fortissimo che il cane manda a tutti. Il toilettatore preparato che conosce questi segnali pensa: questo cane qua ha paura, è a disagio, allora cerchiamo di tranquillizzarlo con una carezza o parlandogli con dolcezza. Un altro segnale per noi significativo è quando un cane evita il nostro sguardo e gira la testa dall'altra parte. Anche questo è un sintomo di disagio e dobbiamo di conseguenza far sì che il cane sia tranquillo e a suo agio, se no la toilettatura diventa stressante per tutti e due. E molti mi chiedono, ma io posso assistere alla toilettatura? Diciamo che in linea di massima è preferibile che non ci sia il proprietario, però non possiamo negare al cliente la possibilità anche di controllare, e questo ci fa anche piacere, di controllare come noi lavoriamo sul suo cane, sul loro cane. Adesso vi faccio un giochino, tanto per chiudere questa trasmissione, vi faccio vedere l'autocontrollo di un cane abituato alla toilettatura. Allora, io qui in mano ho un bocconcino. Qualsiasi cane si precipiterebbe sul bocconcino, ma un cane invece che è abituato alla toilettatura farà così. Io glielo metto davanti, tienimi un secondo, che non cada giù, glielo metto davanti agli occhi, lo metto qua e lui continuerà a fissarmi perché io e lui abbiamo creato una relazione. Un cane che non è relazionato si precipiterebbe subito su questo qua. Adesso te lo meriti. Bravo. Ecco, l'amore per gli animali rimane sicuramente il primo punto, però insomma non basta, questo è un vero e proprio corso professionalizzante. Sì,
vengono toccati, come dicevo prima, tutti e tutti gli aspetti. Anche in modo diverso forse rispetto al passato. Sì, una volta c'era meno rispetto, c'era soltanto bisogno di lavare cani, tosarli, consigliare il cliente, fare in fretta perché dovevamo prendere un altro. Quello era come una catena di smontaggio del pelo. Adesso è tutto cambiato, abbiamo esigenze diverse. Come noi quando andiamo in un ufficio pubblico desideriamo una comprensione, un sorriso, nello stesso modo i cani ne hanno assolutamente diritto. In secondo piano ne hanno diritto anche i proprietari che ci affidano un cane che per loro ha un significato emotivo, sentimentale notevolissimo. Chi fosse interessato può rivolgersi a voi? Sì, chi fosse interessato ad avere informazioni ulteriori, non ampliabili e spiegabili del tutto in questo breve spazio, può telefonarci per un incontro e avere tutte le informazioni del caso. Noi saremo ben felici di dargliele. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre al canile comunale gestito da Lemp. Oggi per conoscere Sid, chi è? Allora, Sid è un segugio italiano di 3 anni, è 2 anni che ha il canile. È stato trovato insieme alla sorella vagante zona Ponte alla Chiassa. E sicuramente era un cane, è stato preso per la caccia e l'abbiamo visto che non è per niente adatto alla caccia, anche perché Sid è molto sensibile ai rumori, quando sbatte anche una porta è un cane che prende e si nasconde, e sicuramente non adatto a questo suo ruolo, per cui era stato preso e è stato abbandonato insieme alla sorella. La sorella ha trovato adozione dopo pochissimo tempo che era qui al canile e lui purtroppo ancora è qui. E è un cane dolcissimo, è un po' pauroso inizialmente, però la cosa bella di Sid è che è curioso da morire, quindi la sua paura viene vinta dalla curiosità. Gli basta veramente pochi minuti per entrare in confidenza con le nuove persone. Infatti anche i nuovi volontari che entrano nel suo box inizialmente dicono: ah, questo cane ha un po' paura, e dopo 10 minuti se lo trovano in collo. Quindi sarebbe un cane adatto a qualsiasi tipo di famiglia, non ha grossi problemi neanche con i cani, né maschi né femmine. Lui divide il box con 3 maschi, quindi non c'è nessun problema. Non ha problemi con i gatti, è un cane che non ha alcun tipo di problema di aggressività contro i gatti. Essendo un segugio, l'adozione ideale sarebbe quella di per persone che amano fare lunghe passeggiate nei boschi, perché la cosa che più gli piace è annusare. E quindi ecco, una famiglia amante delle lunghe camminate e magari anche una casa con giardino, perché è un cane che ha bisogno anche di vivere le sue libertà. Sono cani comunque che temono il freddo, quindi sono ideali anche per un appartamento e un bel divano. E ecco, per lui sarebbe bellissimo arrivasse un'adozione, perché è veramente un cane, per me bellissimo e veramente dolce, dolce. Un cane giovane che insomma giovane, si spera non passi tutta la sua vita all'interno di un cane. Sì, sì, veramente, perché se la meritano tutti una vita, però in una famiglia. Però ecco, lui sarebbe veramente un peccato, perché è un cane che può dare veramente tanto, ma veramente, è un po' il cocco di tutti qui dentro. Chiunque volesse conoscerlo, come sempre, può venire qua può venire qua da noi, chiedere appunto di Sid, parlare con il nostro educatore e iniziare un percorso di preadozione. E sarebbe veramente bello, perché è un cane che se lo merita. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento va alla prossima puntata. Cronache Bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a 4 o 2 zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484, per le urgenze 335 60 25 371.
Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.